Buonasera a tutti gli amanti del grande calcio, siete in tanti per una sfida che si pronuncia davvero interessante. Ben trovati amici da parte di Piero Gipardo, con me a commentare il match Lele Adani. Per i parati calcistici davvero più raffinati e venuti oggi propone un match straordinario di Serie A. Match tra Udinese e Juventus. Tu lo sai Pierre, quando c'è da commentare una partita di calcio io sono pronto in prima fila, ma oggi ancora di più. La sfida promette di regalarci gol, spettacolo, emozioni, calcio. Diamo un'occhiata alla formazione con cui scende in campo l'Udinese. 3-5-2 il loro modulo iniziale, con il tecnico che ha aumentato la densità in mezzo al campo e non ha rinunciato alle due punte. Scelta che ci può stare, Pier, dettata anche dagli uomini che ha a disposizione. Qui chiaramente l'assetto può subire anche delle modifiche in corsa a secondo degli eventi del match. Questo è lo schieramento di partenza della Juventus. Scelti fra i pali. Bremer per una maglia in difesa con Danilo. Paul Pogba insieme a Locatelli nel mezzo. In attacco gioca Federico Chiesa accanto a Vlahovic. Calcio d'inizio per la Juve. Rabiot. Pogba. Ottimo intervento in copertura. Supera il marcatore. Può controllare palla comodamente. È tra i protagonisti certamente più attesi di questa sfida, non potrebbe essere altrimenti. Ha il gol nel sangue, Pier, con la capacità che distingue i bomber di razza di sapere sempre un attimo prima dove finire la palla. E poi si fanno trovare al posto giusto, al momento giusto. Conclusione forte e precisa, palla lontana dai pali. Aveva altre opzioni, ha preferito andare direttamente in porta. Federico Chiesa sale con la palla. Tiro respinto. Chiesa! Il portiere c'è su questo tiro. La mette in area. Allora è un po' troppo molle. Grande scelta di tempo, ha fermato l'azione potenziale. Seghelan, Nestorovski, occasione per passare in vantaggio. Scelti la respinta, palla ancora in gioco e c'è la rete. Dopo il primo salvataggio ha colpito, qui non poteva davvero nulla. Questo replay del gol. Sulla prima conclusione il portiere era riuscito a metterci una pezza, ma si è dovuto arrendere, perché il secondo tentativo è imparabile.
si gioca. Juve con un gol da recuperare, si attende adesso la risposta bianconera. Pogba. Intervento pulito col pallone che finisce in out. Locatelli. Locatelli! Ottima la parata. Occhio al cross in mezzo. L'uscita sicura del portiere, nessun problema per lui. Pogba. Ottima lettura in scivolata. Arbitro che ferma il gioco e assegna la punizione per l'Udinese. Pogba. Attacca la Juve. Prende la mira e calcia. Non si fa sorprendere. Palla verso il centro dell'area. La allontana ma non è finita. Pogba. Ottimo intervento del portiere. La squadra di casa finora ha fatto meno possesso palla rispetto agli avversari. Nonostante questo sono avanti nel punteggio, l'ennesima riprova che nel calcio non sempre supremazia territoriale e vittoria vanno a braccetto. Puoi tenere la palla quanto vuoi. Occasionissima, Pier. Ha scelto la precisione, ma ha fallito una palla gol clamorosa. Ma Pier, l'errore nella scelta. Non c'era abbastanza spazio per farla girare, doveva andare di potenza. Secondo me avrebbe almeno inquadrato lo specchio da lì. Manuel Locatelli. Prova a guadagnare metri da Juventus. Volo plastico del portiere. Occhio al tiro della bandierina. Interviene Spazza. Ecco Pogba. Pallone recuperato. Prova l'imbucata per il compagno. Azione che sembrava potenzialmente interessante. Ci saranno 2 minuti di recupero. Chiesa. Ha fermato un'azione che poteva diventare davvero pericolosa. Ottimo il recupero. Arbitro che manda tutti negli spogliatoi. Era uno degli osservati speciali, ma fin qui ha deluso, sei d'accordo? Non la sua migliore partita. Da un giocatore come lui è lecito aspettarsi qualcosa di più. Non si è mai davvero reso pericoloso fino ad ora ed il risultato maturato nella prova. Ripresa che ha dunque inizio. Un giro palla efficace per i giocatori dell'Udinese. Manovra che non trova sbocchi. Ecco Pogba. Nestorovski. Pallone profondo, pericoloso. C'è un buon anticipo. Portiere recupera, azione che sfuma. Chiesa. Rabiot. Paul Pogba. Occhio a Pogba. E c'è la rete. Il pareggio della Juve. Il pareggio della Juve. Partita bellissima. Il numero 10, Paul.
Hanno pareggiato, dunque 1-1. Si è perduta una bimba di nome Giulia. Si pregano i genitori di recarsi. Ottima verticalizzazione. Pallone in rete e rimettono la freccia grazie a questo gol. La regia ci ripropone l'azione del gol, possiamo apprezzare meglio la verticalizzazione che ha liberato il tiro al compagno. Una volta tu per tu col portiere non ha avuto problemi di infilarlo con una conclusione d'interno, qui possiamo apprezzarla appieno. Punteggio cambiato, ora siamo sul risultato di 2-1. Vlahovic controlla Pogba, controllano molto bene il possesso del pallone, manovra che finisce qui, palla nuovamente per gli avversari, hanno campo, possono far male con la ripartenza, poteva essere una buona ripartenza, l'hanno buttata via. Pogba. Wea. Attenzione al pallone per Vlahovic. E c'è il gol. La Juve ritrova la parità. Il replay ci permette di apprezzare meglio l'ottimo contropiede che ha portato al gol. Un gol facile facile, ma bisognava essere al posto giusto al momento giusto. Match davvero spettacolare, almeno per i tifosi neutrali. 2-2 il risultato. Chiesa. Tiro ribattuto. Ottima chiusura del difensore. Vediamo come sfruttano il contropiede. Difesa lenta a rientrare, ripartenza che può essere pericolosa. Prova a farla filtrare. Riceve palla, posizione interessante. E arriva il gol dell'Udinese. Replay che ci permette di rivedere il bel filtrante dal quale è scaturito il gol fatto. La messa dentro da pochi passi, era praticamente impossibile non inquadrare la porta da lì. Trova il vantaggio al tramonto del match, doccia davvero gelata per gli avversari. Chiesa. È una corsa disperata contro il tempo, quella bianconera caccia nel gol del pari. Chiesa, a metri per andare. Un gol importantissimo, voluto e cercato con tutte le forze. Rivediamo il gol, così apprezziamo meglio il senso della posizione e la freddezza con cui l'ha messa dentro da sotto misura. Hanno trovato nuovamente il gol della parità, la partita ancora molto da dire. Ci provano ancora, vogliono la vittoria. Azione che non va a buon fine, merito soprattutto della difesa. Vlahovic cerca il corridoio. Si salva il portiere ma non è finita. La spazza via con un intervento davvero tempestivo. Portiere sugli scudi che ha detto no al tentativo dell'attaccante, salvando di fatto porta e risultato. Hanno metri a disposizione. Occhio al pallone per il possibile vantaggio. Parata straordinaria, come un gol. Si giocherà ancora per 120 secondi.
a metri per andare. E al 90° dunque, le squadre sono in parità.